la partita in mano così. Abbiamo sbagliato troppe volte il raddoppio e alla fine, quando la partita era finita, siamo stati puniti. È sicuramente colpa nostra ed è mancato quella mentalità che questo difetto questa squadra ha in questo momento nel portare a casa una vittoria sacrosanta meritata. Ma parliamoci bene, la partita l'abbiamo fatta bene, gestita, abbiamo avuto le occasioni per vincerla e l'abbiamo regalata. Merito alla SPAL che ci ha creduto fino all'ultimo secondo e quindi merito a loro che l'hanno portata in fondo. Per quanto riguarda i nostri errori che ci sono stati, serviranno per crescere ai calciatori. Semplice. Lavoreremo per cercare di migliorarle queste cose. Io penso che la prestazione sia stata importante anche quella di oggi. La partita dominata sotto tutti i punti di vista contro una squadra forte. L'abbiamo regalata. Siamo stati sciocchi. Abbiamo regalato la partita. Semplice. Abbiamo regalato 2 punti. Ci è successo altre volte. Forse il percorso di questa squadra è il prezzo che in questo momento sta pagando. Abbiamo pensato più a specchiarci alcuni giocatori, abbiamo cercato la gloria personale, ma questo non è uno sport personale. Oggi la squadra ha fatto una prestazione, l'obiettivo della vittoria è arrivato attraverso l'obiettivo della prestazione. C'è stata la prestazione, però sono mancate altre caratteristiche che fanno di una squadra. Oggi abbiamo pensato in un certo punto della partita più personalmente che a lavorare di squadra. Abbiamo lavorato di squadra tatticamente, ma quando avevamo la palla e c'era da chiuderla, perché ci è capitato tante situazioni per poterla chiudere, abbiamo pensato più al bene personale. Io parlo per tutti, non mi riferisco a nessuno. E questo è un difetto che abbiamo avuto oggi. Guardate bene, io credo che questi ragazzi che stanno facendo un campionato positivo, attraverso queste situazioni, questi errori, cresceranno e miglioreranno. Ah, mi dispiace che abbiamo dovuto giocare ancora in 10, credo immeritatamente, mi pare che la prima ammonizione sia stata un po' esagerata, quindi, però dobbiamo accettare questo tipo di situazioni e la cosa che è stata importante è di una squadra che comunque ha mantenuto quell'equilibrio, quel temperamento, quel carattere che diventano particolarmente importanti durante le partite, sempre quando si è 11 contro 11 e diventano ancora più importanti quando ci sono queste situazioni dove c'è da dare qualcosa in più e credo che sotto questo punto di vista la squadra ha fatto un passo molto grande in avanti, dove c'è stata una partecipazione, un atteggiamento, una voglia di fare risultato che sicuramente fanno un grande piacere e credo da parte mia di dover fare un grande applauso al gruppo per la partecipazione, per la voglia e per la ricerca del risultato. Credo dobbiamo tenerci dentro molto, in modo molto attento questa situazione, questa capacità mentale di affrontare le partite, di portarle dalla nostra parte sempre, in qualsiasi momento e per tutti i 90 minuti. E questa per me è stata una partita davvero importante.